Colpi di revolver contro una palazzina, attimi di terrore a San Gregorio di Ippona. San Ferdinando, scoppiato un incendio di rifiuti nella baraccopoli, si registrano danni ma fortunatamente nessun ferito. Due neonati con gravi malformazioni sono stati operati all'ospedale Annunziata di Cosenza. Fondi europei, il ministro Lezzi, i prossimi obiettivi sono la rendicontazione 2019 e la programmazione 2021-2027. Palmi, approvati i progetti di messa in sicurezza di alcuni edifici pubblici. Tuffo di Capodanno, si rinnova la tradizione, in 46 tra le acque gelide di Crotone. Sabato al Vie Saldi in Calabria, capi di abbigliamento e accessori, gli articoli più richiesti. Svoltasi a Polistena la marcia della pace di Capodanno. A Cannavà di Rizzì con il presepe vivente organizzato dalla parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino. Tutto esaurito per Teresa Mannino da domani in Calabria con il suo spettacolo Sento la terra girare. Buonasera amici di Piana TV e buon anno. Iniziamo subito il nostro telegiornale con la cronaca. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l'attentato messo in atto nella notte di San Silvestro da sconosciuti contro una palazzina a San Gregorio di Ippona nel Vibonese. Circa 30 colpi di revolver hanno attinto sia le mura esterne dello stabile sia alcuni ambienti di 3 appartamenti all'interno dei quali vivono altrettante famiglie con bambini. Danneggiati dalla pioggia di proiettili, i vetri delle finestre, qualche mobile, alcune suppellettili. Gli occupanti dell'edificio nel momento in cui si sono verificati gli spari erano intenti a festeggiare l'arrivo del nuovo anno e sono rimasti terrorizzati. Sull'episodio hanno avviato indagini i carabinieri che si stanno concentrando sul percorso utilizzato dai malviventi per darsi alla fuga e sui residenti della palazzina per capire se qualcuno di loro possa aver avuto contrasti con gli autori dell'azione criminale. Un incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio, dove vivono diverse centinaia di migranti occupati come braccianti agricoli nella raccolta di agrumi. Non si registrano feriti, ma 10 baracche sono state distrutte dal rogo. I 40 cittadini extracomunitari che occupavano le baracche sono stati immediatamente collocati nella nuova tendopoli. Decisivo per evitare più gravi conseguenze, è stato fatto sapere dalla prefettura di Reggio Calabria, si è rivelato l'immediato intervento degli uomini del presidio fisso dei vigili del fuoco e del personale delle forze di polizia recatisi sul posto. Due interventi di alta specializzazione chirurgica sono stati eseguiti nell'ospedale Annunziata di Cosenza, nelle unità operative di neonatologia e chirurgia pediatrica dirette da Gianfranco Scarpelli e dal facente funzioni Fauzi Shueiki. È stato quest'ultimo a eseguire gli interventi su due neonati che presentavano rispettivamente una malformazione intestinale con atresia estesa a livello ileale e una rarissima malformazione esofagea con atresia completa dell'esofago associata ad atresia anale. Le atresie intestinali, spiegato il dottor Scarpelli, sono quadri complessi dovuti ad un arresto del normale sviluppo dell'intestino con conseguente ostruzione e perforazione intestinale con peritonite chimiche, come verificatesi in questo caso molto raro. Le atresie esofagee si caratterizzano a loro volta per la mancata crescita dell'esofago di cui manca una parte estesa. Nel nostro caso la difficoltà era rappresentata dal ricollegare i due monconi residui, così ha concluso il dottore. Centrando l'obiettivo della rendicontazione al 31 dicembre dei fondi europei di sviluppo regionale, non solo non perdiamo questi finanziamenti, ma abbiamo dimostrato che il nostro Paese sa lavorare seriamente e rispettare gli impegni presi. È anche un risultato che mi dà maggiore forza per portare avanti, insieme al Dipartimento per le politiche di coesione, il negoziato con l'Europa sulla nuova programmazione dei fondi sul 2021-2027. Così il ministro del Sud, Barbara Lezzi, in un post pubblicato sul blog delle Stelle. Adesso che la rendicontazione sul 2018 si è chiusa, il prossimo avversario è la rendicontazione sul 2019. Si tratta di un'altra grande sfida, dal momento che in questo caso si parla di una cifra superiore
a 5 miliardi di euro. Non ci possiamo permettere di rilassarci di fronte a un risultato conseguito, ma anzi dobbiamo mantenere il ritmo preso e continuare a lavorare con costanza e serietà, così ha concluso il ministro. In una nota l'amministrazione comunale di Palmi comunica che nei giorni conclusivi dell'anno appena trascorso è stata impegnata sul tema della messa in sicurezza del patrimonio pubblico cittadino, dopo quanto fatto per le verifiche sismiche degli edifici scolastici. Con l'intercettazione di importanti finanziamenti per la verifica e la progettazione sono stati approvati progetti di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza di 3 importanti strutture pubbliche della città, ovvero Palazzo San Nicola, sede del Comune, l'ex ospedale Pentimaglia e la Casa della Cultura Leonida Repaci. L'importo previsto dei progetti per la messa in sicurezza è di 10.221.250 euro, di cui circa 4.500 per Palazzo San Nicola, 721.000 per l'ospedale, 5 milioni per la Casa della Cultura. I progetti sono stati redatti dal personale degli uffici tecnici dell'ente. In seguito sono state indette le procedure per l'appalto dei servizi di progettazione definitiva delle 3 opere. Se il percorso burocratico andrà a buon fine, l'ente avrà nella propria disponibilità somme importanti, oltre 10 milioni di euro, per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico, che rientra tra le maggiori priorità per la nostra amministrazione, così ha detto il sindaco Giuseppe Ranuccio. Inoltre il sindaco comunica che con la firma dei contratti di lavoro si è concluso l'iter burocratico per la stabilizzazione di 5 lavoratori LSU LPU, gli ultimi rimasti nell'organico comunale. Si tratta di un atto di grande importanza del quale l'amministrazione comunale va particolarmente orgogliosa. E si è rinnovato puntuale anche quest'anno a Crotone il tradizionale tuffo di Capodanno, che dà il benvenuto al 2019. Appuntamento questo è arrivato il suo 22esimo anno e come sempre promosso da un infaticabile Enzo Colosimo, con l'aiuto degli esercenti del lungomare cittadino e con il sostegno logistico dell'amministrazione comunale. In 46 hanno avuto il coraggio di sfidare il clima rigido spolverato da un freddo vento di tramontana, tuffandosi a mezzogiorno in punto nelle acque del mare per dare l'augurio alla città di un sereno anno nuovo. La spiaggia perfettamente pulita ha accolto non solo i temerari nuotatori, ma anche tantissimi residenti che hanno voluto sostenere ed applaudire i coraggiosi tuffatori. Anche dal lungomare tantissime persone hanno assistito e incoraggiato giovani e meno giovani che si sono lanciati dopo il conto alla rovescia. E l'inizio del nuovo anno coincide con la partenza dei saldi invernali, che in Calabria inizieranno il 5 gennaio per finire il 28 febbraio. Nonostante l'avvento del Black Friday, i saldi continuano a rappresentare un'occasione importante per i calabresi, perché si estendono su un periodo più ampio e non si limitano a una singola giornata o a un weekend. Secondo le stime del centro studi di Confcommercio Cosenza, il 58% degli intervistati considera infatti molto importante il periodo degli sconti. Per la tipologia di prodotti si confermano oggetto di interesse dei calabresi i capi di abbigliamento, le scarpe e gli accessori, mentre minore attenzione è rivolta ad articoli sportivi e prodotti di pelletteria. Per lo sconto applicato è previsto che oltre il 70% delle imprese applicherà in partenza un ribasso dal 30% ad oltre il 50%. E si è svolta ieri a Polistena la tradizionale Marcia della Pace di Capodanno, organizzata dall'associazione Il Samaritano, guidata da Don Pino De Masi, in collaborazione con la parrocchia Santa Marina Vergine, con la diocesi di Oppido Palmi, il centro polifunzionale Padre Pino Puglisi, il coordinamento territoriale di Libera e i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Nazionale della parrocchia. Tema del messaggio di quest'anno è stato la buona politica è al servizio della pace. Un impegno globale per costruire comunità di pace fondate sull'umanità delle relazioni, sulla responsabilità, sul bene comune e sulla custodia del creato.
Profonda spiritualità, storia e tradizioni sono stati questi gli ingredienti del presepe vivente che si è tenuto sabato 29 dicembre nel borgo di Cannavà di Rizzicone, organizzato dalla parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, diretta dal parroco Don Antonello Messina. Punto focale della rappresentazione è stato l'episodio dell'Annunciazione del Vangelo di Luca. Hanno danzato per intrattenere tutti i visitatori gli allievi della scuola di danza Danza Arte di Fabiola Lobartolo di San Martino. Inoltre hanno fatto da cornice gli antichi mestieri della Piana del Tauro. Rimaniamo sempre nella piana perché si è svolto qualche giorno fa a Gioia Tauro il tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie organizzato dall'Associazione Pensionati presieduta dal dottor Vittorio Savoia. Per l'occasione nella sede dell'associazione i soci hanno allestito una mostra fotografica dal titolo Eventi 2018 a Gioia Tauro che ha raccontato attraverso centinaia di scatti gli eventi salienti dell'anno appena trascorso, mentre il socio Fortunato Costantino ha preparato 5 pannelli con le foto di tutte le fasi della costruzione del ponte ferroviario di Gioia Tauro Palmi. La serata è stata allietata dal gioco La Ruota della Fortuna con tanti simpatici premi. E chiudiamo con una notizia di spettacolo. Prende il via domani sera al Teatro Cilea di Reggio Calabria con un tutto esaurito da settimane la Tre Giorni Calabrese di Teresa Mannino con il suo spettacolo Sento la Testa Girare, apertura del tour italiano di ben 60 date già sold out in prevendita. Tutto esaurito anche il giorno seguente al Teatro Politeama di Catanzaro e sabato 5 gennaio al Teatro Rendano di Cosenza. Conferma dello straordinario successo anche in Calabria della attrice comica palermitana. È la stessa Teresa Mannino a firmare lo spettacolo insieme a Giovanna Donini e a curarne la regia. Lo spettacolo, esclusiva per la Calabria della nuova stagione di eventi di Ruggero Pegna, è inserito nelle programmazioni ufficiali dell'Officina dell'Arte di Reggio Calabria e della Fondazione Politeama di Catanzaro. Dopo questa apertura, Fatti di Musica 2019 tornerà nel solco degli eventi musicali con la prima assoluta in Calabria del musical Dirty Dancing il 23 gennaio al Teatro Rendano di Cosenza e il 24 gennaio al Teatro Cilea di Reggio Calabria. Per oggi il TG termina qui, noi vi ricordiamo che se volete altre news potete collegarvi sul sito www.pianinforma.it e cn24tv.it e se vi siete persi questa edizione del TG potete rivederla collegandovi sul sito www.pianatv.it. Noi vi auguriamo una buona continuazione di serata e ancora tanti auguri.